Voltiamo pagina, fiaccolate e cortei anche in Emilia-Romagna contro il disegno di legge sulla scuola che deve essere discusso in Senato. Mobilitazione che alcuni insegnanti proseguiranno con il blocco degli scrutini. Fulvio Migliaccio. Stiamo manifestando a difesa della scuola pubblica statale, per il ritiro del DDL sulla scuola presentato dal governo. Si affossa la scuola pubblica. Insegnanti e non solo sul piede di guerra per protestare contro il disegno di legge La Buona Scuola, la riforma dell'ordinamento scolastico che darebbe, fra l'altro, ai presidi il potere di scegliersi gli insegnanti, licenziare i precari in prova, distribuire incentivi e stipulare contratti di sponsorizzazione con imprese private, stabilendo tirocini formativi. E poi c'è il nodo assunzioni. Renzi ha introdotto all'interno del disegno di legge le assunzioni di 100.000 precari e questo a noi sembra un ricatto perché dovrebbero essere scorporate. In tutte le città capoluogo si sono svolti presidi e fiaccolate più o meno condite con spettacoli. A Bologna i manifestanti hanno sfilato dal baraccano fino a Piazza San Francesco, a Modena il fulcro intorno a Piazza Grande. Da tanti anni noi facciamo supplenze a tempo determinato. Noi non veniamo assolutamente nominati in questo decreto e quindi vorremmo esistere anche noi. Intanto i sindacati non mollano. Confermato il blocco degli scrutini per l'8 e 9 giugno, con 2 ore di sciopero proclamate da autonomi e confederali, e ben 2 giorni da Gilda e Cobas. Non approviamo il declassamento degli insegnanti a manovali di un preside manager. Sul fronte dell'iter parlamentare, mentre il ministro Giannini, estensore del progetto di riforma assieme ai colleghi Madia e Padoan, annuncia che si tirerà dritto con l'inizio delle votazioni dei primi emendamenti il prossimo 10 giugno, il premier Matteo Renzi getta acqua sul fuoco, pronti a trattare, limitando a soli 6 anni, il mandato dei presidi. E se la risicata maggioranza di 9 senatori dovesse creare problemi, è pronto uno stralcio al disegno di legge. Per evitare la multa della UE, il precariato non può durare più di 3 anni, sono già programmate le prime assunzioni di insegnanti precari, coperture finanziarie permettendo.